Oggi siamo parecchio divertiti, nonostante quei 10-15 minuti iniziali del secondo tempo nel quale abbiamo concesso qualcosa alla propria scienza, perché come sempre, anzi come spesso è capitato, una volta che ci troviamo in vantaggio, indipendentemente dai gol che abbiamo fatto, ci addormentiamo, soprattutto se c'è l'intervallo, ovvero il cambio dal primo al secondo tempo. Nonostante questo, appunto, come ho appena detto all'inizio registrazione, è stata una partita in cui ci siamo divertiti perché Livorno, soprattutto sul finale del secondo tempo, ma bene o male per tutta la partita, ha creato tanto e ha svariate volte rischiato, tra virgolette, anzi, cercato il gol. Quindi bene così, stavolta a differenza delle altre due partite precedenti, nelle quali appunto, nonostante tutto, il risultato finale è stata una vittoria, perché questa comunque, per chi non lo sapesse e per chi non se lo ricordasse, è la terza vittoria consecutiva. Stavolta appunto, a differenza delle altre due partite, in cui comunque sì, il Livorno, nonostante avesse meritato la vittoria, non ha convinta al 100%, stavolta più che 100% sicuramente lo ha fatto in maniera più evidente, ecco, ha convinto di più. È stata una vittoria sicuramente più meritata rispetto alle altre, nonostante, ripeto, anche nelle altre Livorno meritava di vincere, ma oggi lo ha meritato di più, ecco. Oggi ha giocato meglio, ha gestito meglio la partita e l'unica, diciamo, nota negativa della partita è stato appunto quei 10-15 minuti iniziali del secondo tempo che vi dicevo prima. Per il resto, appunto, è stata una partita gestita molto bene dalla squadra. E se proprio bisogna essere proprio obiettivi, nonostante chiaramente io sia stracontento di come è stata la partita, però magari cerco di essere obiettivo. Una cosa che magari uno può dire, però, è il fatto che stavolta, a differenza delle altre partite, siamo arrivati, abbiamo creato molte più palle gol e allo stesso tempo ci siamo mangiati molti più gol rispetto alle altre partite. Quindi, se uno può vedere anche diciamo, il pelo nell'uovo, c'è cioè questa serie che diciamo non abbiamo sfruttato, non dico tutte, ma la maggior parte delle occasioni che abbiamo creato, ecco. Perché se sfruttavamo tutto quello che ci è stato possibile fare a livello di occasioni, probabilmente il risultato sarebbe stato, non dico più ampio, ma sicuramente molto, 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 molto più ampio, ecco. Ho sbagliato a fare il discorso, era molto più ampio. Magari secondo me poteva benissimo finire con un 5-1 e estremizzando anche un 6-1, perché poi se dopo guarderete gli highlights, avete già visto gli highlights, capirete cosa voglio intendere. Credo che oltre a questo di per sé la partita abbia poco da raccontare, perché comunque non ci sono stati episodi magari degni di cioè episodi, sì, degni di essere, diciamo, raccontati, tra virgolette, perché comunque è stata una partita giocata più o meno nello stesso ritmo. Nonostante possa sembrare strano, il Livorno incredibilmente è arrivato a fine partita, che sì, chiaramente un po' di stanchezza c'era, però il Livorno non era bollito come spesso ci ha fatto vedere. Era un po' stanco, ma comunque i giocatori, nonostante tutto, correvano sempre, sbagliavano poco. Niente, stavo pensando, sto andando un po' a memoria di quello di immagine della partita e non ci sono cose evidenti da raccontare, perché più o meno, ma anche prendendo ogni singolo, tutti hanno giocato in maniera più che sufficiente, chi in maniera buona barra ottima, chi in maniera più che sufficiente buona, però più o meno la cosa è stata questa. A livello di zona del campo, a partire portiere, difesa, centrocampo, attacco, più o meno tutte si sono comportate bene, ripeto, tornando, anzi, bisogna essere più precisi, tornando a quei 10-15 minuti in cui abbiamo concesso qualcosa alla propria scienza, forse il ruolo, diciamo, la zona di campo che ha
tra virgolette, un po' più dormicchiata è stata la difesa, perché magari si è fermata quando non si doveva fermare, magari ad esempio nella light si vede Borghese pensando che fosse fuori gioco, anziché comunque continuare, andare sul pallone, si è fermato e fra l'altro poi lì è arrivato il gol della propria scienza. Diciamo che la difesa ha un po' dormicchiato in quei 10-15 minuti, però per il resto anche la difesa si è completata abbastanza bene. E niente, un'altra cosa in più è che a livello di classifica, se non sbaglio, la propria scienza è messa meglio rispetto alla Lupa Roma al Prato. E dico questo perché ho sentito sia nei discorsi, diciamo, fra le persone, no? Qua, ma anche persone di altre squadre in televisione, non dico quelle squadre per non cercare di magari alimentare un po' di tra virgolette di così, non di rabbia, però di tensione. Però nei discorsi i quali dicevano: sì, Livorno è vero che ha fatto due partite, ma con tutto rispetto ha giocato contro Lupa Roma e Prato, che sono nella parte bassa classifica. Tutti i torti non ce l'hanno, però bisogna vedere come abbiamo vinto e come stanno andando le cose. E oggi, anzi ieri che sto registrando, oggi lunedì, Livorno secondo me ha dimostrato che, ok, che la propria scienza per ora a livello classifica non è che sia maniera, non è che sia alta, però comunque è sicuramente una zona più alta rispetto alle altre due. E oggi Livorno addirittura ha giocato secondo me meglio, perché comunque ha gestito meglio la partita e quelle volte che è arrivata in porta, a meno che non fosse, diciamo, inevitabile il classico passaggio diciamo, da centrocampo all'attacco con un passaggio lungo, bene o male ci è arrivato con vari passaggi rasoterra. E quindi una cosa in più mi è arrivata è che comunque per ora, anzi con questa partita qua, abbiamo sbugiardato comunque vari rumors, no? Su questo CV. Sì, Livorno si è ripreso ma ha giocato contro l'ultime. Basta, era solamente una cosa che volevo dire, perché a me personalmente questi discorsi mi danno noia. In primis perché sono di Livorno, anzi mi danno noia sempre e soprattutto se riguardano il Livorno. Perché comunque non è detto che se sulla carta una partita può risultare semplice, alla fine lo è. Anzi, a volte ti fanno più patì le squadre che magari sono ultime, che magari, cazzo ne so, se la van salva, rispetto a tante altre che magari sono a metà classifica, che mai, diciamo, la loro stagione l'hanno fatta, ecco. Quindi mi hanno dato noia e ci tenevo a puntualizzarlo questo discorso qui. Detto questo, niente, sono andato addirittura fuori tema perché comunque sta parlando di altre partite. Niente, forse ho allungato anche troppo il discorso rispetto a quello che c'era da dire. Niente, bene così. Adesso, se non sbaglio, la prossima partita è un'altra volta. Di domenica alle 6:30 in casa giochiamo contro il Pontedera. Vediamo un po' come va. Detto questo, niente, bene così perché è stata la terza vittoria consecutiva. Adesso, se non sbaglio, siamo terzi. Se non sbaglio, lo eravamo pari anche la settimana, terzi o quarti, a pari punti con l'Arezzo. Però, regola, l'Arezzo ha perso. Se non sbaglio, era rimasto sul 3-2 appunto nel proprio Pontedera. Quindi, il Pontedera non è una squadra a sottovalutare, nonostante la classifica. Ma non è nessuna squadra da sottovalutare, soprattutto in Lega Pro. E vediamo come va. Speriamo bene. Per ora la squadra io la vedo abbastanza in forma, perché comunque vedo che ha, diciamo, preso una buona strada. Però, sai, e Livorno ci ha abituato anche a, magari non lo so, a cambiare totalmente il modo di giocare, la mentalità, bla bla bla. Magari la prossima partita si va lese in casa, fra l'altro ci fai un altro gol. Chi lo sa, vedremo un po'. Io però rimango fiducioso. Detto questo, niente, vi aspetto al prossimo video e vedremo un po' come andranno le cose. Via, vi saluto. Ciao.